figli e i popoli liberi d'Italia e i popoli e d'Europa. Cioè la Repubblica Napoletana nasce con uno spirito italiano ed europeo, non una visione napoletano-centrica, anche perché una Napoli chiusa non è Napoli. Napoli, nella sua stessa denominazione, è figlia di coloni greci, Nea Polis, nuova città nei confronti della vecchia. Per cui Lauber rivendica il diritto che Napoli si era conquistato con i sacrifici. Disse Lauber, non so, mi avvio un po' a conclusione, una parte di questi uomini sventurati cadde tra i ferri del tiranno e mostrò tra gli errori della prigione e della morte quella fermezza che fa impallidire il despota anche quando cerca di satollare la sua furente rabbia. Un'altra parte, meno infelice, giunse ad abbandonare i padri vivi. L'Italia ha trovato tanti piccoli vulcani in quanti napoletani ha raccolti nel suo seno, né tra i fasti della sua rigenerazione l'ultimo luogo occuperanno i figli di Sebrito. Queste parole sono state riprese da Croce a conclusione della sua storia del Regno di Napoli, che senza questi sacrifici e questi napoletani il nostro risorgimento non sarebbe calato da un ideale letterario, culturale, alla vivente, drammatica realtà storica. Grazie.